Ok, si comincia. Allora, volevo cominciare facendo insieme alla correzione del compitino della settimana scorsa. Sì, l'ho messo come esercizio, tutti lo devono consegnare in modo tale che passi quattro test, anche quelli che non sono riusciti a farlo. È andata abbastanza bene, nel senso che passano quattro test, non l'abbiamo ancora guardata. Passano quattro test, quasi 100 su 130, insomma, quindi è andata abbastanza bene, direi. Comunque lo volevo fare insieme a voi lo stesso. E allora, qual era il problema? Il problema era il seguente: noi abbiamo un array T che T sta per testo e cerchiamo il, e abbiamo anche un pattern P che l'ho fatto un po' troppo lungo, diciamo che anch'esso è un array un po' più corto generalmente, si può immaginare, e quello che cerchiamo è diciamo dei match di P dentro a T, ma dei match che non devono necessariamente essere completi, d'accordo? Nel senso che, per esempio, allora noi partiamo da questo punto qui, cerchiamo P, e potrebbe essere che il primo elemento di P lo troviamo qui, il secondo lo troviamo qui, il terzo lo troviamo qui, naturalmente, quindi insomma, troviamo una porzione di P dentro al testo, ma poi a un certo punto questi due, diciamo, non vanno, sono diversi e quindi il match si interrompe dopo aver trovato i primi tre elementi, d'accordo? Quindi diremo che il match ha lunghezza 3, questo match ha lunghezza 3. E andiamo avanti così a cercare match di P dentro T e vogliamo trovare quello più lungo che c'è, d'accordo? E in caso di parità prendiamo il primo, cioè visto che procediamo da sinistra a destra, il primo quello che inizia con l'indice più piccolo, questa è l'idea, d'accordo? Allora, la soluzione andava fatta con due funzioni, una iterativa e una ricorsiva, e l'idea è abbastanza semplice, credo, e è un'idea che insomma può servire anche per molti altri problemi. E quindi noi abbiamo semplicemente un testo e vogliamo provare a fare il match, diciamo, a partire dal primo elemento del testo, poi a partire dal secondo elemento del testo, poi dal terzo elemento del testo, poi dal quarto, dal quinto e così via, d'accordo? E per ogni punto di partenza vogliamo vedere quanto è lungo il match a partire da quel punto, d'accordo? E per fare questo useremo una funzione ricorsiva. Abbastanza ovvia la cosa, d'accordo? La funzione ricorsiva ci deve semplicemente restituire quanto è lungo il match. Potrebbe essere 0, naturalmente, d'accordo? Se a partire da quel punto, diciamo, il valore di T in quel punto è diverso da P0, allora il match fallisce immediatamente e quindi dovremo restituire 0. Ok? Quindi cominciamo proprio da questa funzione qui, è una funzione ricorsiva, quindi che si chiama match, deve ricevere il T, deve ricevere adesso l'ordine dei parametri, magari non me lo ricordo bene, però insomma non credo che sia un gran problema, deve ricevere quanti sono gli elementi di T da considerare, poi deve ricevere il pattern, naturalmente, e gli elementi del pattern. Naturalmente questa è una funzione ricorsiva, quindi noi dobbiamo immaginarci che T in un certo senso sia, non sia l'intero, necessariamente l'intero T, ma sia la porzione di T che ci tocca esaminare ha una determinata invocazione della funzione match e lo stesso vale per T, non è detto che sia tutto il pattern, ma potrebbe essere quello che resta, insomma una porzione qualunque del pattern che vogliamo
d'accordo? Che dobbiamo esaminare in una determinata invocazione, una qualsiasi invocazione della funzione match. Allora, come al solito nelle funzioni ricorsive abbiamo bisogno di un caso base, per dire la verità abbiamo bisogno di scrivere la precondizione, che è abbastanza semplice, credo, no? Allora, questa era data, adesso se mi ricordo bene, t ha di t elementi definiti naturalmente e p ne ha di p, ok? Qualcosa del genere. In sostanza, se noi a partire da t stiamo dentro i primi di p, scusatemi, di t elementi a partire da t, tutto questo è definito, tutto va bene. E lo stesso succede per P. Se rimaniamo dentro i primi di T elementi, va tutto bene, sono tutti elementi definiti, non stiamo uscendo dagli array. Allora, posso scrivere la posta? Beh, insomma, sì, perché non scrivere la posta, già che ci siamo, visto che la funzione match, insomma, è abbastanza chiara, quindi deve restituisce la lunghezza del match massimo che inizia in T0. Naturalmente il match massimo di P, ovviamente, non devo neanche scriverlo. Inizia in T0, cioè lì assolutamente, non è che vado a cercarlo oltre quel punto. Ok? Spero che più o meno coincidano con quelli che avevo scritto nel testo del compito, dovrebbero, insomma, non c'è molto da ballare. E allora, i casi base. Ovviamente i casi base sono relativamente semplici perché, come ho detto, il testo non è l'intero testo in generale, ma una qualsiasi porzione del testo che mi rimane da esaminare, e lo stesso vale per P. Quindi i casi base sono che il testo sia vuoto, per esempio, d'accordo? Quindi se il testo è vuoto, il match naturalmente sarà di lunghezza zero, c'è niente da fare. E lo stesso se il pattern è vuoto, d'accordo? Il match che potrò fare sarà di lunghezza zero. Quindi non so perché fa questa storia qua, ma non le fa. Boh. Quindi allora i casi base direi che sono questi. Se il dimt è 0, quindi 0 vuol dire false, quindi not false significa true, d'accordo? Quindi questa è una maniera di testare se t è vuoto, oppure basta una delle due condizioni, naturalmente, not dimt è stessa maniera di usare, diciamo, il fatto che 0 sia false, in C++, quindi se è vuoto il testo oppure è vuoto il pattern, il match ha lunghezza 0, quindi non ritorniamo 0 e tanti saluti, d'accordo? È chiaro che ritornare a 0 in quel caso soddisfa la posta, perché effettivamente la lunghezza del match è 0. Ok, quindi se arrivo qui significa che c'è qualche cosa, sia c'è un testo da esaminare, sia c'è un pattern da matchare, quindi posso matchare, posso provare a matchare, quindi io che cosa devo fare? Devo provare a fare il match, quindi posso provare a vedere se T0 è uguale a P0, d'accordo? Allora, nel caso che siano uguali questi due elementi, che cosa dovrò fare? Dovrò continuare il match, ma certamente ho trovato una coppia di elementi che matcha, quindi devo restituire il risultato dell'invocazione ricorsiva che continuerà a provare il match, più uno, naturalmente, perché un elemento io l'ho matchato, quindi qui ci sarà qualche cosa, lo scrivo qui per risparmiare spazio, d'accordo?
return 1 più l'invocazione ricorsiva che sarà match, e qui naturalmente devo stare un pochino attento perché ovviamente a questo punto devo avanzare t e devo avanzare anche p, quindi devo fare t più 1, non mi ci starà, dim t meno 1 naturalmente. Dopodiché, che cosa devo fare qui? Devo fare p più 1 e dim p meno 1. Ok? Direi che è abbastanza semplice che sia così. È andata bene con i primi due elementi, devo avanzare sia il testo di 1 e quindi il numero di elementi del testo che restano definiti diminuirà di 1, e lo stesso vale per il pattern, ok? Altrimenti, quindi non c'è neanche bisogno di scrivere l'else perché questo è un return, quindi se arrivo qui significa che quel test è falso. Quindi se, scusatemi, posso scrivere semplicemente return a 0, d'accordo? E questa dovrebbe essere tutta la funzione che ci serve, direi, d'accordo? Quindi è relativamente semplice. Caso base, caso ricorsivo. Fallimento, questo è un secondo caso base, naturalmente, fallimento del match. Ok, ci siete? Ovvio? Cioè, vi torna? Più o meno? Ok. Beh, quando non funziona questo. Test, naturalmente vai qui e dovrai pur fare qualche cosa. Quindi. No? Se il test è vero, fai questo. Se il test è falso, fai questo. D'accordo? Potevo metterci un else qui, ma è lo stesso perché qui c'è un return. D'accordo? Domande? Si capisce? Ok, allora ci resta la funzione iterativa che chiamerà match, naturalmente, passandole i diversi punti di inizio di testo, del testo, d'accordo? Quindi avrà un grosso ciclo, dovrebbe avere un unico grosso ciclo, con un indice che parte da zero, dalla posizione 0 di t, e va avanti fin dove è necessario, naturalmente. E però poi deve tenere conto della lunghezza dei match trovati in modo tale da restituire poi il migliore match che ci sia. D'accordo? Cancello questo tanto ormai. Quindi che cosa facciamo? Che cosa deve fare la funzione f? Non mi ricordo più. Che cosa deve fare la funzione f? Ok. Deve restituire void. Ah, ok. Adesso mi ricordo. Quindi void f, quindi int star t, int star p, quindi int dim t, int dim p, e poi, visto che deve restituire due risultati, in effetti, deve restituire l'inizio del match più lungo, d'accordo, che verrà trovato, e e la sua lunghezza, d'accordo, e col return noi, almeno fino a questo momento, possiamo restituire un unico valore, invece ne dobbiamo restituire due, abbiamo usato, d'accordo, nell'esercizio due parametri passati per riferimento allo scopo proprio di restituire i risultati, d'accordo? Quindi int star inizio, scusatemi, questa, come al solito non ci sto, cancello un pezzo di questo, int end inizio e int end lung, che sarebbe la lunghezza del match che troviamo. Allora, come... Se vi ricordate, nel main che veniva dato non erano inizializzate le due variabili, quindi lo dobbiamo fare qui. E naturalmente bisogna stare attenti perché
Queste sono due variabili che sono alias di variabili del main, d'accordo? Ho visto alcuni durante il compito, poi magari si sono corrette, che hanno scritto cose del genere, int inizio uguale 0 per esempio, robe così. Ecco, il compilatore in questo caso giustamente ci fa vedere che noi stiamo ridefinendo una variabile che è già definita qui, naturalmente, d'accordo? Quindi abbiamo già una variabile che si chiama inizio, che è un alias di una variabile del main. E non possiamo quindi, nello stesso blocco, definire una seconda variabile che si chiama inizio anche lei. Quindi questo non ha senso, mentre ha senso semplicemente inizializzarle in questo modo. Quindi com'è che le ho inizializzate io? Inizio è uguale a meno 1, scusatemi. È giù, perché scelgo meno 1 e non 0? Per un motivo evidente, che meno 1 è un indice impossibile, mentre 0 sarebbe un indice possibile, quindi in questo modo rendo evidente che non abbiamo ancora trovato nulla di interessante. E lungo lo metto a 0, tanto va bene anche quello, diciamo, mi basta una delle due variabili che segnali che non ho ancora trovato niente, insomma. Quindi ok, questo dovrebbe essere l'inizializzazione, dopodiché c'è il ciclo che si diceva prima, quindi da 0 fino, questa è diciamo la prima idea che viene in mente, dobbiamo scorrere tutti i possibili indici, quindi da 0 ad int, d'accordo? E dopodiché che cosa dobbiamo fare? Naturalmente dobbiamo fare l'invocazione di match, d'accordo? Quindi int a uguale match, e naturalmente che cosa dobbiamo passare? Beh, dobbiamo passare a match l'inizio di t, della porzione di t che deve considerare, e sarà naturalmente t più i. Perché i parte da 0, quindi t più i all'inizio è semplicemente t, dobbiamo considerare tutto l'array. E man mano che il ciclo procede, naturalmente dobbiamo considerare t più i, insomma. E gli passiamo quindi t più i. Per quanto riguarda p, a questo livello dobbiamo sempre matchare tutto p dall'inizio, quindi gli passiamo p. Per quanto riguarda dimt, naturalmente dobbiamo tenere conto che gli stiamo passando t più i, quindi sarà dimt meno i, perché, ok, per evidenti motivi, spero che sia chiaro a tutti, se non è chiaro mi raccomando segnalatemelo, e dimt, lo stesso motivo di prima, gli diamo tutto p da matchare, naturalmente, e per quanto riguarda inizio e lung, li passiamo e sono passati per riferimento naturalmente, perché questa è la definizione della nostra funzione, quindi significa che fondamentalmente inizio e lung sono due variabili che sono condivise da tutte le invocazioni della nostra funzione match. Non, hai ragione, scusate, hai ragione, no. Sono ok, come non detto, non hanno bisogno di inizio e lungo. Ok, quindi facciamo l'invocazione, porzione di array T da considerare, teniamo conto qui e basta, molto semplice. Naturalmente poi però che cosa succederà? Che inizio e lungo sono delle variabili, noi le usiamo per tenere conto del match migliore trovato fino a quel momento, d'accordo? Quindi noi dobbiamo assumere che quando siamo qui, inizio e lung siano la cosa migliore trovata fino a quel momento, d'accordo? Inizio e lung, e quindi che cosa facciamo? Beh, dobbiamo fare il confronto tra A, la lunghezza del match appena considerato, e possiamo dire, beh, se A è più bello, più grande di lung, abbiamo trovato un match migliore. Notate che lung è 0, d'accordo? All'inizio.
non appena noi troviamo un match che non sia proprio nullo, cambieremo l'assegnazione iniziale, d'accordo? Questa è l'idea, perché infatti nel testo dell'esercizio c'era scritto se non ci sono match di lunghezza maggiore di 0, allora bisogna restituire un messaggio d'errore, qualche cosa, insomma. E quindi partiamo con lungo uguale a 0, se troviamo dei match uguali a 0, non cambiamo niente, ok? Corrisponde a quanto prescritto dall'esercizio. Quindi se A è maggiore di lung, invece dobbiamo cambiare lung, naturalmente, quindi deve diventare A e inizio deve diventare I, naturalmente. D'accordo? E altrimenti niente, non succede niente. Dopodiché alla fine del ciclo che cosa devo fare? Devo semplicemente niente, non devo fare niente perché inizio e lung alla fine della mia funzione saranno naturalmente o sono rimasti esattamente identici all'inizio, il che significa che non ho mai trovato un match maggiore di 0, di lunghezza maggiore di 0, quindi sono rimasti rispettivamente meno 1 e 0. Oppure ho trovato qualche cosa di meglio, allora questo sarà il migliore, la coppia migliore di valori. D'accordo? Allora, visto che c'è il maggiore stretto, vedete che automaticamente in caso di parità viene tenuto l'inizio, il primo inizio che trovo, cioè quello più piccolo in sostanza. Ok? Ci siamo? Allora, tutto chiaro qua? Tutto a posto? Allora, c'è una cosa da notare, che in effetti questo ciclo fa delle cose inutili. Fa qualche cosa di inutile. Comunque, allora, premetto una cosa. Va benissimo. Questa soluzione va benissimo, non c'è problema, d'accordo? Non dovete dire, ah, cavolo, bisogna essere per forza super smart per fare, no, felice il professore. Non c'entra niente. È semplicemente un'osservazione, d'accordo? Si cerca di capire il problema fino in fondo. Questo ciclo fa delle operazioni inutili in generale, perché naturalmente per due motivi. Uno, sto fermo come un baccalà, non lo so, l'unica. Neanche così. Vabbè. Allora, mettete un esempio abbastanza semplice, che a un certo punto viene trovato un match completo. P viene matchato completamente. È chiaro che a quel punto abbiamo trovato quello più lungo possibile. Quindi è inutile andare avanti, d'accordo? È inutile andare avanti in quel caso. Ok? Quella è la prima cosa ed è relativamente semplice aggiungere qui un test che consideri quella cosa, d'accordo? Quella possibilità. Basta aggiungere qui un test che dica, vabbè, vado avanti finché ho posto dentro a T e finché cosa? Il limite, scusatemi, lung, che è la migliore lunghezza di match trovata fino a quel momento, è più piccola di D in P, d'accordo? È chiaro che a questo punto io, non appena trovo un match completo, mi fermo, giustamente, perché è inutile andare avanti, ok? Però si può fare anche un pochino meglio di questo ancora, un pochino meglio, ma ripeto, andava benissimo anche la prima soluzione, è semplicemente per darvi un po' di informazioni maggiori, insomma, essere più consapevoli di quello che sta succedendo, se non lo siete già, ecco, magari avevate già visto tutte queste cose. Allora, qual è l'altra possibilità in cui potremmo fare comunque, nonostante l'aggiunta di questa condizione che ho appena aggiunto, faremmo dei calcoli inutili? Quando? Ho bisogno di una voce un pochino comprensibile, altrimenti non. Sì, esattamente. Quindi c'è un'altra possibilità, effettivamente, come dicevano i vostri compagni. Se
noi abbiamo trovato un match non completo, però di una lunghezza lunga, e se andassimo avanti il resto di T che abbiamo da esaminare è più corto della lunghezza di lunga trovato fino a quel momento. D'accordo? Cioè, immaginate che abbiamo trovato un match di 5, di lunghezza 5, e ci resterebbero da esaminare 4 elementi di T, gli ultimi 4, è chiaro che anche andasse bene con questi ultimi 4, troveremo un match di lunghezza 4 che è più piccola di 5. Quindi è inutile, sarebbe inutile andare avanti. Quindi cosa dobbiamo fare qui? Invece di arrivare fino ad T, possiamo arrivare un pochino, fermarci un pochino prima. E che cos'è? Cosa vuol dire prima? Ditemelo voi. Invece di DMT che cosa dovrei mettere? Beh, qualcosa del tipo I minore di DMT meno I, meno lunga, scusatemi. Qualcosa del genere, no? Direi, insomma, a occhio. Ci fermiamo un pochino prima. Va bene questa cosa qui? Sarebbe giusto scrivere semplicemente I minore di DMT meno lunga, o magari bisogna aggiungere, togliere un meno 1, più 1, qualche cosa del genere. Che mi dite? È giusto? Come fate a sincerarvi che sia giusto? Che succede? Nessuno ha un'idea di come si possa ragionare per, insomma, almeno convincersi che possa funzionare, o è ovvio che funzioni, è così, è giusto di per sé? Ah, beh, io personalmente sono stupito che nessuno dica niente, ma comunque io cerco di ragionare in questa maniera. E vedo, magari è utile anche a voi. Allora, inizialmente lunga è zero, no? L'abbiamo messa noi a zero. Quindi inizialmente che cosa significa? Che questo non ha nessun effetto, cosa che era assicurante come minimo, no? Quando in effetti non ho trovato niente, quindi la lunghezza è zero, non sto, d'accordo? Non sto cambiando nulla, d'accordo? È abbastanza ragionevole, diciamo. Oppure possiamo immaginarci anche un altro contesto in cui DMT sia 1, è un caso molto particolare, ma 1, e la lunghezza del match trovato fino a quel momento sia proprio 1, d'accordo? Quindi naturalmente 1 meno 1 fa 0, il che significa che diciamo ci fermeremmo immediatamente, perché è giusto, abbiamo un solo elemento, d'accordo? DMT, abbiamo già trovato una lunghezza, d'accordo, pari a 1, quindi l'elemento l'abbiamo considerato, inutile andare avanti a considerare. D'accordo? Quindi, insomma, adesso è solo un esempio, ma ragionando sui piccoli, su numeri molto piccoli, per esempio lungo uguale a 0, lungo uguale a 1, t uguale a 1 e così via, uno si può un attimo rassicurare del fatto che sta facendo una cosa ragionevole. Tra l'altro, e questo era un piccolo ragionamento qui, lo ripeto, non è necessario essere smart in questa maniera qui, andava bene anche la prima soluzione, non è. Quindi assolutamente non dovete sentirvi obbligati a dover ogni volta trovare chissà che magari vi fa sbagliare, fatelo solo se siete tranquilli che tutto sia a posto. Però un'altra cosa che questo ragionamento ci suggerisce è che in effetti aver inizializzato lung a 0 non è completamente sbagliato, perché se avessi messo lung a meno 1, cosa che era possibile, qui mi veniva fuori una roba strana, perché diventava I minore di DMT più 1, e che significa che rischiavamo di andare avanti di un passo di troppo rispetto alla lunghezza di T, d'accordo? Quindi aver messo lung uguale a 0 all'inizio è, insomma, è giusto con questo,
scusatemi, con questa cosa qui, con questo test un po' smart. Quindi, diciamo, nella soluzione smart ci sarebbe questo test, questa condizione qui, al posto di questa, e anche questa qua. D'accordo? Tutte e due, così impedirebbero di fare calcoli completamente inutili. Ok? Ci siete? Allora, per quanto riguarda le prove di correttezza, vabbè, facciamo una alla volta, I più più, scusatemi, volevo rifare questo, dnt meno I e dnt, ok, allora qui c'era l'invariante, era richiesto l'invariante di questo ciclo, d'accordo? Allora, fondamentalmente l'invariante non cambia molto, credo, adesso lo scrivo e poi ne parliamo, è meglio. Allora, cosa deve dire l'invariante di un ciclo come questo? Come al solito deve parlare delle cose fatte fino a quel momento e deve dire che sono le cose, abbiamo fatto la cosa giusta. Che cos'è? Cosa stiamo facendo? Stiamo esaminando dei punti di inizio di match e tenendo conto del miglior match trovato fino a quel momento dentro a inizio e lungo, d'accordo? Ok, ci siete? Quindi l'invariante dovrà, diciamo la parte essenziale dell'invariante, che cosa sarà? Sarà questo, esaminato, che cosa? T da 0 a I meno 1, naturalmente, come al solito, siamo sempre indietro di 1, d'accordo? Quindi all'inizio significa esaminato niente, come al solito. Quindi abbiamo esaminato questi punti di partenza, da 0 a I meno 1, e inizio e lung caratterizzano il miglior match che inizia in T, lo riscrivo tanto per essere così, d'accordo? Cioè ho esaminato questi punti di partenza e inizio e lung caratterizza, sono l'inizio e la lunghezza del miglior match tra quelli che iniziano nei punti che ho considerato. D'accordo? È abbastanza ragionevole, no? Cioè, ho considerato questa porzione di array e fino adesso ho tenuto in inizio e lunga i valori giusti. Sembra ok? Quindi direi che questo invariante va bene. Manca qualche cosa su I, ma insomma questa roba su I, vabbè, nel caso più semplice naturalmente dovrei mettere, anzi anche nel caso più complicato posso semplicemente dire che lì varia da 0 a dmt, continua ad essere vero, 0 dmt è certamente vero, magari mi fermo un po' prima, non arrivo proprio a dmt, però, cioè non arrivo a dmt se faccio le cose smart, d'accordo? Però anche se facessi le cose smart, questo continua ad essere sempre vero. Ovviamente, ok? Non è che se metto un intervallo più ampio diventa falso, mi direte, vabbè, ho messo un intervallo più ampio del necessario, però continua ad essere vero, per quanto mi riguarda va benissimo. Quindi come invariante di questo ciclo, anche nel caso smart, io proporrei semplicemente queste due condizioni qui, dove chiaramente questa esaminata è quella fondamentale, quella che dice veramente che stiamo facendo le cose che dobbiamo fare. Ok? Allora, se poi naturalmente c'è la prova di correttezza, ma non era richiesta, ma insomma tanto per, visto che siamo qui a discuterne, allora per quanto riguarda la condizione iniziale, sì è vero, per quanto riguarda la condizione iniziale, beh, è abbastanza semplice perché la porzione è vuota, quindi non abbiamo considerato nessun punto di inizio e naturalmente inizio e lung sono i valori iniziali che abbiamo deciso noi, sono quelli, d'accordo? In particolare inizio e meno 1
dice che non abbiamo considerato niente ancora, non c'è niente di valido, d'accordo? Che nessun match valido che abbiamo considerato. Quindi la condizione iniziale è semplice, direi. Poi c'è la prova dell'invarianza del nostro invariante. Beh, abbiamo, ed è semplice anche questa, perché partiamo dicendo l'invariante è vero e la condizione o le condizioni nel caso smart sono tutte vere e quindi facciamo il ciclo, che significa che noi consideriamo il prossimo punto di inizio, che è un punto di inizio che potrebbe portare un match più lungo di quanto ho trovato fino a questo momento. Potrebbe. Ok? Quindi se assumiamo naturalmente che match sia corretta e dobbiamo dimostrare che effettivamente la precondizione di questa invocazione qui di match sia soddisfatta con questi parametri attuali. Qual è la precondizione? Adesso si è un po' persa nella battaglia, però se vi ricordate bene la precondizione di match era semplicemente che T avesse dim T elementi definiti e che P ne avesse dim P. E è evidente che, allora, per quanto riguarda P, ne ha di in P, e questa è, diciamo, la precondizione globale della funzione, quindi non lo cambiamo, è ovvio che continui ad essere vero. Per quanto riguarda T, facciamo il giochetto del T più I e di in T meno I, quindi è chiaro che anche per quanto riguarda T continua ad essere vero. Ci sono, d'accordo? Quando entro dentro match, dmt ha, cioè t ha dmt elementi definiti, ok? Quindi vale la precondizione di questa invocazione ricorsiva e quindi significa che vale la postcondizione, il che significa che ci restituirà a, sarà la lunghezza del match massimo che comincia in t più i, d'accordo? Quindi lo confrontiamo con quello trovato fino a quel momento, che era giusto fino a quel momento per via della invariante, che abbiamo assunto essere vero all'inizio del ciclo, d'accordo? Ok? Questo è il ragionamento. E quindi adesso se l'ultimo che abbiamo esaminato è migliore, più lungo, cambiamo e quindi quando torniamo indietro avremo che inizio e lungo sono quelli giusti. Per tutti i match che cominciano da 0, i più i meno 1, scusatemi, più un i in più, d'accordo? Fino a i, però naturalmente qui ho fatto i più più, quindi c'è il solito trucco che l'i è aumentato, d'accordo? Sto andando avanti di un passo, di un elemento, ma naturalmente aumenta anche l'indice i e quindi tutto torna normalmente. L'indice i è di nuovo pronto per il prossimo giro, diciamo. Ok? Invarianza è vera, poi c'è la condizione di uscita. Beh, la condizione di uscita allora nel caso in cui non smart, nel caso semplice, diciamo, uscirò quando I è di T, quindi ho esaminato tutto l'array, tutti i punti d'inizio, e l'invariante mi dice chiaramente che ho quindi in inizio e lunghe il migliore match che esiste, d'accordo? E se nessun match ha più di ha lunghezza maggiore di 0, ovviamente sono rimasti i valori iniziali. E quindi quando nel main la funzione f ritorna, se inizio è rimasto meno 1, significa che non ci sono stati match. E quindi il main farà un test su inizio e nel caso sia meno 1 dà un messaggio di output appropriato, d'accordo? Quello era dato nel main, non dovevate farlo voi. Ok, è chiaro? Seguite più o meno quello che sto dicendo, va bene? Ok, allora vediamo, quindi l'invariante l'abbiamo visto del ciclo, è un invariante, permettetemi di dirlo, del solito tipo, cioè abbiamo fatto la cosa giusta fino adesso, e fino adesso è da 0 a i meno 1, ok? Ne abbiamo viste 10.000 di questi invarianti qua. Adesso c'è la prova induttiva, naturalmente, questa guarda un po' il futuro, devo riscrivere qualche cosa qui,
match int, allora, if not dim t or not dim t, if. Allora, che cosa succede? Come al solito, la prela può, scusate, pre uguale t a dim t, elementi definiti e fine a dim p, ok? Non fa più, non so, magia. Allora, abbiamo bisogno dei casi base, naturalmente, e quindi questo è il primo caso base, quindi l'abbiamo già detto per dire la verità, quindi se t è vuoto o p è vuoto, match di lunghezza 0, ovviamente, e soddisfa la posta, d'accordo? Poi abbiamo un secondo caso base, diciamo, scriviamolo qua, ed è t0 è diverso da p0. In questo caso non c'è match, quindi long uguale a 0 è giusto, d'accordo? Restituiamo lungo uguale a 0, eccolo qua, e quindi, cioè, sì, la lunghezza del match, scrivo lunga così per capirsi, insomma, spero. Quindi, ok anche in qui. Ok vuol dire che la posta è vera, d'accordo? Stiamo restituendo la lunghezza del match, che essendoci un mismatch, diciamo, è 0. Quindi siamo adesso nel caso passo, induttivo. E il passo induttivo, naturalmente, allora, che cosa succede? C'è il match tra T0 e P0, e poi quello che facciamo è questo, restituiamo 1 più il risultato dell'invocazione ricorsiva. Ecco, come al solito l'invocazione ricorsiva, ovviamente, è su array più corti rispetto a quella iniziale, quindi stiamo seguendo il solito pattern, diciamo, che rende ragionevole tutto quanto, e naturalmente noi usiamo l'ipotesi induttiva che ci dice che questa invocazione ricorsiva è corretta perché è sul problema più piccolo, però naturalmente dobbiamo istanziarla ai parametri attuali come al solito, quindi dobbiamo dimostrare che la pre-ric dell'invocazione è verificata quando faccio l'invocazione stessa. La pre era questa. La pre-ric sarà semplicemente che a partire da t più 1 ho di t meno 1 elementi e a partire da p più 1 ne ho di p meno 1, cosa ovvia, perché se a partire da t ne avevo di t e a partire da p ne avevo di p, è chiaro che a partire da t più 1 ne ho di t meno 1 e così per quanto riguarda p più 1. Ok? Quindi vale la pre-ric, quindi vale la post-ric. E quindi significa che questa invocazione ricorsiva restituisce la lunghezza del miglior match che parte da t più 1. Ok? Da t più 1 e p più 1. Ok? Quindi che cosa faccio? Quindi questa è la migliore lunghezza a partire da t più 1 e da p più 1, però io so che a partire da t0 e p0 c'era il match, quindi il match globale sarà 1 più il risultato dell'invocazione ricorsiva. Quindi è assolutamente corretto, cioè soddisfa la posta, la risposta che diamo qui, 1 più questa cosa. Ok? Si basa sul fatto che match, ho dimostrato che vale la pre-ric, quindi posso assumere la post-ric per induzione, d'accordo? Per ipotesi induttiva, e ragiono sul fatto che devo semplicemente sommare 1, perché il match a partire da T0 e da P0 è 1 più lungo. Ha funzionato e quindi c'è una posizione in più rispetto a quanto restituito dall'invocazione ricorsiva. Ok? E questo valore che noi restituiamo certamente è la lunghezza del miglior match che parte da T0 e P0. Ok? Quindi
abbiamo fatto la dimostrazione induttiva della funzione match. Ok? Ci sono domande? Si è capito? Si è capito? Tutto ok? Va bene, allora adesso è il momento dell'intervallo, credo che sia la prima volta che è il momento esatto. Ne approfitto subito. Cominciamo una cosa nuova. Ecco, così funziona meglio. Allora, volevo anche dirvi che giovedì ci sarà il secondo esercizio a tempo, d'accordo? Come al solito dalle 6. Che 6 e mezza, insomma, a mezzanotte meno 5, insomma, cioè 6 ore non è male. Com'è. Naturalmente sarà ricorsione, e, ricorsione, può esserci anche qualche cosa che vediamo oggi, ma non lo so ancora. Allora, no, non credo che ci sia nulla di... Dunque, che cosa succede? Tipi definiti dall'utente. Vi ho già detto un sacco di volte che i tipi che abbiamo visto fino adesso, che si chiamano predefiniti, già il nome stesso ci dice, ci suggerisce il fatto che non siano tutti i tipi possibili, ma che sia invece possibile per il programmatore definire nel proprio programma dei tipi ad hoc per il problema che sta affrontando. Questo è una cosa che ha cominciato a svilupparsi già ancora negli anni 70 praticamente, in cui appunto si consentiva il linguaggio di programmazione consentiva al programmatore di arricchire il linguaggio in modo tale da riuscire ad affrontare meglio i problemi di volta in volta che insomma si trovava a risolvere, d'accordo? Quindi questo è un concetto che vi ho già spiegato anche in termini di potenza di calcolo e cose del genere. Quello che conta non è tanto quante funzioni si riescono ad esprimere, d'accordo? Perché qualunque linguaggio di programmazione, anche linguaggi molto molto primitivi, riescono a esprimere qualunque funzione, diciamo, d'accordo? Tutte le funzioni calcolabili. Quello che conta in realtà nei linguaggi di programmazione è tutta un'altra cosa, cioè è la facilità con cui si riesce a scrivere, d'accordo, le funzioni che ci interessano, la facilità, la semplicità, la chiarezza e quindi naturalmente anche il fatto che probabilmente le funzioni avranno meno errori, per non dire siano corrette, insomma non voglio essere troppo ottimista, però abbiano in generale meno errori e che comunque gli errori siano poi facili da trovare perché il testo del programma diventa leggibile, più semplice da capire, d'accordo? Quindi questa possibilità di arricchire il linguaggio con dei tipi cosiddetti ad hoc è una cosa molto importante e che vediamo adesso, è una cosa anche relativamente semplice. Nel testo la trovate nel capitolo 9.2, come scritto lì, vediamo due tipi di estensioni, tipo enumerazione e tipo struttura. Posso già anticipare una piccola cosa, perché cioè, è semplice e come dicevo dagli anni 70, in effetti i linguaggi di programmazione, per esempio Pascal, già prevedeva tipi definiti dall'utente, d'accordo? Quello che cambia un po', almeno, nei linguaggi come C++, che sono comunque più evoluti, è l'integrazione, quanto facile sia integrare nel linguaggio di programmazione, nel proprio programma, poi i tipi che uno definisce. Perché, insomma, è facile dire, ok, definisci quello che ti pare. Però se dopo il tipo che tu definisci fa fatica a diciamo funzionare con il resto del programma, allora cavolo, è un po' una fregatura, cioè tu mi dai un potere in più, un potere che comunque non riesco a usare fino in fondo perché diciamo il nuovo tipo che definisco io non si integra bene facilmente con il resto del linguaggio. Invece in C++ questa cosa, questa integrazione è fatta piuttosto bene e quindi la vedremo. Questa è forse la cosa più importante, quindi il C++ offre la possibilità di definire dei tipi e anche di integrarli in una maniera molto molto diciamo profonda nel linguaggio.
Fondamentalmente i tipi definiti dall'utente non hanno alcuna differenza con i tipi predefiniti, vengono usati allo stesso modo, con la stessa libertà e tutto quanto. Naturalmente se il programmatore si è preso la briga di fare quello che deve fare, insomma, ecco, perché l'integrazione non è gratuita. Allora, due tipi definiti dall'utente, uno molto molto semplice, enumerazione, e uno invece molto più ricco, che è il cosiddetto tipo struttura. D'accordo? Quindi cominciamo dall'enumerazione. Come dice il nome enumerazione, si tratta di enumerare delle possibilità, un numero finito di possibilità naturalmente. Un esempio proprio assolutamente classico è quello di un programma che debba gestire i giorni della settimana, e allora anziché trovare delle codifiche dei giorni più o meno fantasiose, il C++ ci permette di definirci un tipo enumerazione. Vedete, c'è una keyword, no? Una parola chiave, enum, che sta per enumerazione naturalmente. Giorno, in questo esempio, è il, no, scusatemi, il nome del tipo che stiamo definendo, quindi questo è il nome del tipo. E tra parentesi graffe vedete una sequenza naturalmente dei giorni della settimana. Lunedì, martedì, mercoledì, è solo un esempio ovviamente. Ecco, questi lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e così via sono cosiddetti token, sono dei valori, sono i valori del tipo giorno, d'accordo? Proprio sono dei valori, è come dire, beh, gli interi consistono di 0, 1, 2, 3, 4, 5, naturalmente sono troppi per enumerarli tutti, nel caso della settimana è più semplice. D'accordo? Quindi vengono elencati semplicemente dei token, i valori del tipo enumerazione. Se abbiamo un tipo enumerazione mese, per esempio, nel quale avremo bisogno di gennaio, febbraio, ma avremo 12 token che sono i 12 mesi. D'accordo? Se vivessimo in un paese più strano ne avremmo 13 o magari 14. E comunque sono tutti valori. Ok? Sono dei semplici valori. Ok, quindi una volta inserita la dichiarazione enum, come vedete qui, possiamo usare giorno come un tipo, come siamo abituati a usare il tipo int, il tipo bool o così via. Quindi possiamo dichiarare una variabile x di tipo giorno, che significa che avrà come valori i token che abbiamo enumerato per il tipo giorno. Quindi per esempio può avere valore martedì, d'accordo? Però attenzione, non facciamoci soverchi e illusioni, questi token sono solo per il nostro uso e consumo, diciamo, per rendere più leggibile il programma in realtà, d'accordo? Quello che in effetti, la maniera in cui poi il linguaggio gestisce i tipi di enumerazione è molto semplice, cioè associa ai token dei valori interi a partire da 0, quindi lunedì nella nostra enumerazione sarà 0, martedì sarà 1, mercoledì 2, insomma, indovinate il resto. E soprattutto se noi stampiamo il valore x, che è martedì, qui naturalmente stamperebbe 1, quindi non aspettatevi di vedere apparire martedì per incanto, non è assolutamente così, anzi posso andare anche più lontano. I token che vedete qui non esistono proprio per quanto riguarda il programma oggetto che poi viene prodotto dal compilatore C++, d'accordo? Quando il compilatore vede un'enumerazione, associa ai token i valori che vi ho fatto vedere, da 0 in poi, d'accordo? E il compilatore vede solo quei valori lì, non vede più lunedì, martedì, mercoledì, vede 0, 1, 2, 3, 4, 5, d'accordo? Quindi a che cosa servono, uno si può chiedere, queste dichiarazioni e numerazioni? Beh, semplicemente a poter usare nel programma sorgente, d'accordo, delle stringhe come queste, dei lunedì, insomma, martedì e così, dei token che sono molto più significativi rispetto a 0, 1, 2, 3, 4, d'accordo? Nel senso che se noi non avessimo a disposizione il tipo di numerazione e dovessimo scrivere un programma che lavora sui giorni della settimana, probabilmente nella nostra testa dovremmo dire ok, allora che cosa facciamo? Facciamo corrispondere a lunedì, facciamo corrispondere 0, a martedì facciamo corrispondere 1 e così via, e poi scriviamo tutto il programma. Dopo una settimana guardiamo il programma e dico, ma cosa ho fatto corrispondere lunedì? 0 oppure domenica è 0 e lunedì?
e uno si è dimenticato. Se invece nel programma ha scritto, nel programma sorgente ha scritto lunedì, martedì, mercoledì, è evidente, d'accordo? L'associazione viene fatta automaticamente ed è nascosta, in effetti, a chi scrive il programma, non importa, ok? Quindi è una maniera di scrivere programmi più chiari, una maniera molto semplice di scrivere programmi più chiari. D'accordo? Allora, c'è una cosa che posso dire, non è che sia così utile. Se non ci piace l'associazione 0, 1, 2 e così via, che è quella di default, diciamo, cioè se noi non specifichiamo nulla nella nostra lista di token viene fatta questa associazione di default, se non ci piace possiamo scriverne un'altra mettendola esplicitamente, cioè lunedì uguale 100, martedì uguale 200, se ci piace di più, mercoledì uguale 300, l'importante è che non sia... non ci siano due interi uguali, d'accordo? Cioè lunedì e martedì devono avere dei valori diversi, altrimenti non viene accettata, semplicemente. Ok? E naturalmente se facciamo quell'associazione, se stampiamo X, verrà fuori 200 e non 1. Ok, quindi siamo liberi di scegliere l'associazione che vogliamo, almeno quello. E, allora, c'è una cosa da tenere conto, che i tipi di numerazione alla fine sono degli interi, come ho detto, d'accordo? Che possono andare da zero in avanti oppure da quello che vogliamo noi. Però sono in un certo senso incompatibili con gli interi, cioè il tipo int che siamo abituati ad usare, in un senso che è insomma, chiarito dagli esempi che vedete qui. Quindi se io scrivo int k, quindi sto dichiarando una variabile k di tipo intero, uguale domenica più 10, questa cosa va benissimo perché domenica che cos'era? 6, d'accordo? Più 10 fa 16, quindi K diventa 16, d'accordo? Quindi esiste, e cosa significa? Significa che domenica, che è di tipo enumerazione giorno, viene automaticamente convertito in un intero 6, senza nessun problema. Però se io cercassi di fare l'incontrario, cioè di convertire un intero al tipo enumerazione giorno, mi troverei nei guai. Cioè se io facessi questo, per esempio, voglio usare 10 per assegnarlo alla variabile giorno x, questo mi darebbe un errore di compilazione, perché richiederebbe la conversione dall'intero 10 al tipo enumerazione x. E dovrebbe dare errore anche se ci metto un intero che è compatibile, per esempio se io ci metto x uguale 6 o 0, dà errore lo stesso perché comunque richiede di convertire un intero verso l'enumerazione, che non va bene. Per quale motivo non è accettata questa conversione? Non è accettata perché il tipo enumerazione non sono tutti gli interi, ma sono un intero, diciamo un intervallo di interi molto ristretto, e quindi se venisse accettata dal compilatore la possibilità di trasformare un qualunque intero dentro un'enumerazione, si potrebbero verificare degli errori, perché se l'intero è fuori non si riuscirebbe a convertire, non avrebbe senso la conversione. E quindi non viene accettato mai, d'accordo? La conversione, mai. Perché o le cose si accettano o non si accettano, cioè o è legale fare la conversione da intero a enumerazione, o non è legale. Non è che a seconda del valore si può fare oppure no. O si fa sempre o non si fa mai. Mi sembra abbastanza salutare come regola. Quindi che cosa succede? Per esempio x, se x ha il valore sabato ed è di tipo giorni e cercassi di fare x più più, non funziona. Perché non funziona questa? Perché sapete tutti che cos'è x più più a questo punto. Naturalmente, che cosa significa? Che il tipo enumerazione va trasformato in un int, e lì ancora va bene, d'accordo? Abbiamo visto che da enumerazione a int non ci sono pericoli, però poi viene sommato 1 all'int, ok? Anche lì tutto bene, è una somma intera, però poi bisogna convertire l'int ottenuto dalla somma in un enum, e quell'ultimo passo è quello che è vietato, quindi fare questo dà semplicemente un errore di compilazione. Ok?
Quindi, insomma, morale, nonostante che gli enumma siano molto vicini agli interi, in qualche modo bisogna stare molto attenti, la conversione funziona solo in una direzione, da enum verso int, ma non il viceversa. Solo quello. Quindi, per esempio, gli enum non si possono usare nei cicli fo. Dai. Se si applica un overloading, cioè tu vuoi dire se io definisco una più più per il tipo giorno, sì, è possibile. Direi, non ci ho mai provato, però è un esercizio che vale la pena di provare. Ovviamente l'overloading non deve richiedere questo, d'accordo? Cioè, quindi, per esempio, questo nell'esempio c'è sabato, la funzione più più di sabato dice, ok, è sabato, allora produco domenica. D'accordo? Se è domenica, produce lunedì, per esempio, d'accordo? E non tocca, non fa mai dei calcoli interi e che poi vuole convertire in giorno. Vale per? Sì, teoricamente sì, ma questo overloading, attenzione, adesso viene, cioè fa parte esattamente delle cose che dicevo all'inizio in generale, che C++ ci permette di integrare i nuovi tipi in maniera molto profonda nel linguaggio, d'accordo? Quindi tutta questa storia dell'overloading è quello, quindi un momento che adesso poi ne parliamo più diffusamente. Quindi il vostro compagno preveniva un pochino le cose che dirò. Tra breve, oppure mercoledì, non so cosa riusciamo a fare. Ok? Comunque, dimenticatevi quindi quello che abbiamo detto. Se noi usiamo le operazioni standard, d'accordo? Quelle che conosciamo come più più, uguale e così, le cose funzionano come vi dico adesso. D'accordo? Se poi cambiamo le carte in tavola, funzioneranno diversamente, ovviamente. Però ancora non sappiamo come fare. Quindi, allora, deve essere chiaro che i tipi di enumerazione consentono solo di introdurre nel programma delle costanti mnemoniche come lunedì e così via. Il loro uso è solo, lo metto tra virgolette, proprio per dire che sembra una cosa molto semplice, ma in realtà può essere molto utile perché rende i programmi più chiari. Quindi rende i programmi più leggibili, non funzionano con input-output, a meno che, come diceva il vostro compagno, non si cambi l'input-output, ok? Se si usa l'input-output standard, in particolare l'input, non si può leggere lunedì da input, o martedì, o mercoledì, o giovedì. Se uno vuole leggere una cosa del genere, deve leggerla come sequenza di caratteri, non può leggerla come un token, d'accordo, del tipo giorni. Quindi se vogliamo leggere lunedì, dobbiamo leggere 0, ok? Leggiamo 0. Quindi non funzionano con il podavo, infatti non esistono nel codice oggetto, come vi dicevo prima, vengono semplicemente, d'accordo, rappresentate con i corrispondenti valori interi associati a ciascun token. E basta. Non esistono a livello codice compilato, non esistono più. Sono solo carini per noi. Ok? Poi vediamo quello che si diceva prima dell'integrazione maggiore di questo. Allora, secondo tipo definito dall'utente, tipo struttura. È importante, in un certo senso, anche se in questo corso non lo guardiamo naturalmente questo aspetto, perché il signor, lo sapete, chi ha disegnato il C++ aveva un nome piuttosto strano, bisogna dire, era un signore danese che si chiamava si chiama ancora, poverino, Strustrup. D'accordo? Quindi il signor Strustrup, mica è colpa mia se si chiamava Strustrup, adesso forse la pronuncia è pessima, non lo so, il danese è una lingua piuttosto ostica. Naturalmente il signor Strustrup aveva un fine molto particolare, come al solito quando si disegnano i linguaggi di programmazione, c'è qualcuno che dice voglio fare
affrontare un certo tipo di problema, d'accordo? E spesso sono problemi di simulazione, cose così, ecco. E disegna un linguaggio con delle strutture che servono per il problema in questione, poi dopo un po' si scopre che questo linguaggio serve anche per altre cose molto più generali. Questa è proprio una cosa che si ripete in molti casi, cioè linguaggi disegnati per affrontare un problema specifico e che quindi sono in un certo senso molto concisi perché sono focalizzati su una certa, diciamo, tipo di espressività, poi si rivelano essere molto importanti anche per altri problemi, molto utili e diventano dei linguaggi multipurpose. Mentre invece succede esattamente il contrario quando si cerca di disegnare un linguaggio che sia multipurpose, d'accordo? E ci mettono tutto, tante cose, e diventa una schifezza, insomma, perché è un linguaggio che è troppo confuso, c'è troppa roba che non va d'accordo e generalmente diventano dei clamorosi flop. Questa cosa è successa. Per esempio, negli anni 70, fine anni 70, è stato disegnato, se non mi sbaglio, dall'esercito americano, però potrei sbagliare, un linguaggio che si chiamava Programming Language 1, PL1, cioè già il nome era piuttosto importante, che è stato un clamoroso flop, proprio perché c'era dentro troppa roba, diciamo, diventava troppo complesso. Questa è una cosa che viene detta anche del C++, per la verità. Comunque, allora, il signor Strustrup aveva in mente una certa campo di applicazioni del nuovo linguaggio e voleva, e questo gli servivano, il concetto di oggetti. Oggetti, classi, erano già stati inventati in altri linguaggi di programmazione. Per esempio, Smalltalk, il padre dei linguaggi orientati agli oggetti, si chiama Smalltalk ed era già prima che Strustrup si accingesse a cambiare il C in C++. E quindi voleva inserire gli oggetti dentro il linguaggio C che già esisteva, come li inserisco, e insomma, ha pensato bene di inserirli attraverso le strutture. D'accordo? Quindi le classi, gli oggetti sono delle strutture emancipate, se volete, sofisticate. Noi guardiamo le strutture più semplici, che sono quelle di base, però ricordatevi che sono la porta d'ingresso verso gli oggetti e le classi del C++, che vedrete l'anno prossimo nel corso di linguaggi orientati agli oggetti. Allora, questo è un pezzo di C++, struct esattamente come enum prima. È una keyword che dice che stiamo definendo un tipo strutturato, d'accordo? Questo è il nome del tipo, data. Stiamo definendo una struttura che dovrebbe rappresentare una data e questa struttura è composta da tre campi, d'accordo? Questo è il nome tecnico, diciamo, campi della struttura, che sono tutti e tre di tipo int, in questo esempio, che è un esempio molto semplice. I campi hanno un nome, naturalmente, giorno, mese, d'anno, e naturalmente si sceglie sempre un nome che in qualche modo indichi già lo scopo di quel campo. Si possono scrivere, e lo vedremo naturalmente, qualche esempio di strutture molto più complesse di questa, si possono avere strutture che contengono al loro interno dei campi che sono a loro volta, delle strutture e così via, d'accordo? Il livello di annidamento è illimitato. Quindi si possono scrivere strutture che contengono campi di tipo diverso e tutto quello che volete in sostanza. Comunque, cosa importante è che una struttura è una struttura, cioè è composta da campi diversi, ognuno dei quali può essere a sua volta una struttura, come ho già detto. Comunque, la cosa importante è che una volta scritta questa dichiarazione qui, il nome data diventa il nome di un tipo, quindi possiamo dichiarare variabili di tipo data, semplicemente, d'accordo? Quindi x a questo punto ha come valore, in effetti occupa, se voi usate size of x, vedrete che occupa 3 interi, d'accordo? E poiché gli interi occupano 4 byte, significa che occupa 12 byte, semplicemente i 3 interi dei tre campi del tipo struttura data. Se vogliamo inizializzare, diciamo, una maniera di inizializzare, per meglio dire,
X, dopo la dichiarazione, è quella di inizializzare i tre campi separatamente, quindi a partire da X noi dobbiamo accedere ai campi e lo facciamo con l'operatore punto. Qui l'ho scritto un po' più grosso, così, ma è un punto normale, d'accordo? Quindi se io scrivo x.giorno o x.mese o x.anno, questo significa il campo giorno, mese, anno di x. Ok? E posso quindi assegnare ai, visto che si tratta di interi, degli interi che mi piacciono, diciamo, ai tre campi. Quindi dopo la terza assegnazione, ovviamente, i tre campi sono tutti e tre inizializzati il 27 marzo 2017. D'accordo? L'operatore punto si chiama operatore di selezione, perché seleziona un campo. Naturalmente, se un campo fosse a sua volta una struttura, allora potremmo avere molti punti per raggiungere, d'accordo? Bisogno di molti punti per raggiungere poi il campo finale, d'accordo? Della struttura contenuta dentro la struttura. Ok? Comunque abbiamo già visto due esempi di dichiarazioni di tipo, una che dichiara un tipo enumerazione e un'altra che dichiara un tipo struttura. Ok? Ovviamente dove metteremo queste dichiarazioni? Beh, la zona, il posto più naturale per mettere le dichiarazioni è al di fuori delle funzioni, d'accordo? Se noi abbiamo un file che contiene, per il momento i nostri programmi sono piccoli, quindi abbiamo solo un file che contiene tutto il programma, abbiamo una funzione, un'altra funzione, abbiamo certamente il main, generalmente le funzioni precedono il main perché devono, d'accordo, il main le chiama, quindi almeno l'intestazione della funzione deve precedere il main. E poi ci sono delle zone, diciamo, dei buchi tra una funzione e l'altra, generalmente non ci sono, ma insomma concettualmente ci sono dei buchi. In questi buchi noi possiamo inserire le dichiarazioni, d'accordo? Questa è la maniera più naturale di inserire nei nostri programmi le dichiarazioni dei tipi ad hoc, perché generalmente noi vogliamo che i nostri tipi ad hoc siano visibili da tutte le funzioni, quindi la cosa più naturale è inserirle sempre all'inizio, qua, in modo tale che siano visibili da tutte le funzioni. Se lo inserisco qui, sarà visibile solo da quel punto in poi, naturalmente. Dalle funzioni che ci sono da quel punto in poi. Quindi, diciamo, il punto più naturale dove inserirle è l'inizio del file. Subito dopo l'include IO stream, insomma le solite cose iniziali, using namespace std, e subito dopo ci sono tutte le dichiarazioni delle strutture. In quel modo sono visibili dappertutto, in tutto il programma. D'accordo? Se invece naturalmente le inseriamo in un blocco, la dichiarazione in un blocco, come tutte le dichiarazioni, sarà visibile solo in quel blocco. Ok? Quindi se vogliamo una dichiarazione che ci serve solo in un specifico blocco o in una specifica funzione, possiamo benissimo dichiararla dentro il blocco in questione e basta, e quindi sarà visibile solo lì però. Creando qualche problemino, insomma, nel senso che significa che non si potrà esportare valori di quel tipo fuori dal blocco perché non c'è, il tipo non ha senso fuori da quel blocco. Ci siamo? Quindi, allora, abbiamo dichiarazioni e qui scopriamo una cosa nuova. Adesso che soprattutto possiamo dichiarare quindi dei tipi struttura che hanno una, insomma, una struttura, quindi sono più complicati di un intero o di un float o cose così. E quindi ci accorgiamo che effettivamente quando noi facciamo una dichiarazione come questa, data y, dove data è il tipo struttura che abbiamo visto prima, in realtà quello che succede è che noi stiamo invocando una funzione, senza saperlo in un certo senso, stiamo invocando una funzione che si chiama data, effettivamente. Quindi ogni tipo, d'accordo? Ogni tipo, struttura, ma anche i tipi predefiniti, per dire la verità, sono anche il nome di una funzione che ha il compito di
fondamentalmente preparare i valori di quel tipo. D'accordo? Quindi nel caso di data, si tratta, la funzione data avrà il compito di allocare tre interi, d'accordo, contigui, per contenere i valori di tipo data. La funzione si chiama un costruttore del tipo data, d'accordo? Quindi è un costruttore in generale. E che cosa vi dicevo prima, quando vi dicevo che il C++ cerca di aiutarci ad integrare i nuovi tipi dentro il linguaggio? Beh, questi costruttori, inizialmente perlomeno, sono costruiti, sono definiti di default. Quindi se noi dichiariamo il tipo data così, semplicemente così, ci sono automaticamente vengono creati dei costruttori corrispondenti a questo tipo. D'accordo? Non dobbiamo fare niente, vengono fatti automaticamente. D'accordo? Poi vedremo che potrebbe essere che questi costruttori automatici di default non ci piacciono e allora ne possiamo definire degli altri per integrare il tipo come ci piace a noi. D'accordo? Ma per il momento vediamo quelli di default. Quindi viene chiamato un costruttore che alloca lo spazio di memoria per i tre interi, 12 byte, e lascia i campi fondamentali. In generale, queste cose dipendono molto dal compilatore. Però, diciamo, non ci si può contare sopra, quindi noi dobbiamo assumere che inizialmente i campi vengono lasciati indefiniti, a meno che non facciamo noi qualche cosa esplicitamente. Questo è il costruttore di default, cosiddetto, cioè quello che fondamentalmente il linguaggio ci regala gratuitamente. Ogni volta che noi inseriamo nel nostro programma la dichiarazione di un tipo struttura, automaticamente viene creato il costruttore di default per quella struttura. Ok? Non solo questo, c'è anche un altro costruttore che ci viene regalato dal linguaggio ed è il costruttore di copia. Ok? Cosa fa? Beh, il nome già indica quello che succede. Vi faccio un esempio per chiarire la cosa. Assumiamo di fare la dichiarazione data y, quindi qui viene chiamato il costruttore di default, d'accordo? Il costruttore di default. E quindi verranno allocati i 12 byte, ma i valori dei campi saranno indefiniti. Quindi, se li vogliamo assegnare, possiamo scrivere, come abbiamo visto prima, le tre assegnazioni col selettore. Quindi a questo punto y è un valore di tipo data completamente definito. Tutti e tre i campi sono definiti, 1, 4 e 2017. Dopodiché abbiamo bisogno di un'altra data z e vogliamo che inizialmente almeno assuma gli stessi valori dei campi di y. E allora possiamo dichiarare z nella maniera che vedete qui. Quindi c'è una parentesi con dentro y. D'accordo? Il che mostra più chiaramente di prima che noi stiamo invocando una funzione. Data è una funzione, d'accordo? Con un parametro attuale y. E visto che si chiama costruttore di copia, cosa significa? Che i campi di z verranno creati, naturalmente verranno inizializzati con i corrispondenti campi di y. Semplicemente questo. Ogni campo viene copiato di y. Viene copiato nel corrispondente campo di z. Ok? Quindi questo è un costruttore che non si limita a creare il posto per i tre campi, ma prende un'altra struttura dello stesso tipo e la usa, diciamo, per inizializzare i campi nuovi, con gli stessi valori dei campi di y. È chiaro? Anche il costruttore di copia noi non dobbiamo fare niente, c'è gratis, ci viene dato per facilitarci l'uso dei tipi, d'accordo, dei tipi struttura. Ok, quindi il costruttore senza parametri di default e il costruttore di copia, d'accordo, che hanno effettivamente questi tipi qui, sono definiti automaticamente dal C++ per ogni struttura che viene introdotta. Ok? Quindi non dobbiamo fare niente, li possiamo semplicemente usare così come sono, ma possiamo, se non ci piacciono, e vedremo qualche esempio di casi in cui non ci piacciono,
scrivere noi dei costruttori più interessanti. Allora, per esempio, una cosa che gli esempi precedenti hanno già mostrato, diciamo che il costruttore di default, quindi quello senza parametri in sostanza, lascia in generale i campi indefiniti e quindi io li devo per forza inizializzare, diciamo, a mano, con questa linea qui. Dopodiché il costruttore di copia ci permette di inizializzare allo stesso modo i campi delle nuove date che vogliamo introdurre. Ok? Quindi per quanto riguarda Z ci pensa il costruttore di copia a inizializzarlo. Però il primo lo dobbiamo inizializzare così. E allora che cosa succede? Che magari noi vorremmo scrivere un costruttore che ci permettesse di inizializzare i campi della struttura subito, al momento della costruzione stessa del valore, d'accordo? E questo lo si può fare naturalmente, diciamo, come vedete, questo è l'esempio di data, quindi ci sono i tre campi come prima, di tipo int, e poi come vedete, dentro le parentesi del tipo struttura ho messo una funzione, e questa è il costruttore, che infatti si chiama data come il tipo. D'accordo? Quindi il costruttore, l'ho detto prima, si chiama sempre come il tipo di cui, che costruisce fondamentalmente. Quindi stiamo dichiarando un nuovo costruttore in cui, che ha tre parametri, come vedete, int A, int B, int C, e il corpo di questo costruttore dice come usare A, B, C. A serve per inizializzare giorno, B serve per inizializzare mese e C serve per inizializzare anno, i tre campi. D'accordo? È molto semplice. E quindi adesso, una volta che abbiamo scritto la dichiarazione del tipo data in questa maniera, noi possiamo dichiarare la data X scrivendo immediatamente i valori dei tre campi. Quindi il costruttore adesso che abbiamo dichiarato noi ci permette di dichiarare e inizializzare in un botto solo, in un colpo solo, ok? Non c'è niente di particolarmente complicato. Però bisogna stare attenti a una cosa che inizialmente sorprende un pochino. Il linguaggio, abbiamo detto, è molto carino, ci dà il costruttore di default, il costruttore di copia automaticamente, però se noi introduciamo un nuovo costruttore come questo, il costruttore di default viene ritirato dal mercato perché dice entra in competizione con un costruttore definito dall'utente e quindi non va bene. D'accordo? Il che significa quindi che se noi davanti a una dichiarazione come questa in cui c'è un nostro costruttore, d'accordo? Il costruttore di default non c'è più e quindi se dichiariamo data z ci dà errore perché data z non ha i tre valori dei parametri e quindi richiamerebbe il costruttore di default che non c'è più e quindi nisba, errore di compilazione. D'accordo? È una cretinata, però bisogna sapere che questa cosa succede. Come si fa a, sì, questo è quello, come si fa a prevenire questo problema? Beh, è abbastanza semplice, tra l'altro ci permette anche di introdurre un dettaglio di C++ che comunque conviene sapere. Noi possiamo definire la nostra, il nostro costruttore che ci piace a noi con i tre parametri A, B, C, nel quale specificando per ognuno dei parametri un valore di default. D'accordo? Questo è possibile per qualunque funzione noi scriviamo, non l'abbiamo mai visto fino adesso, ma si può fare per qualunque funzione. D'accordo? Allora, i valori di default devono partire da destra verso sinistra. Ok? Quindi se ce n'è uno solo di valori di default, deve essere quello più a destra. Se ce ne sono due, sarà l'ultimo e quello centrale. Se ce ne sono tre, saranno tutti e tre, naturalmente. Ok? Quindi devono sempre andare da destra verso sinistra i valori di default. E cosa significa? Significa che la funzione data con questi valori di default può essere invocata con tre parametri, nel qual caso i valori di default sono ignorati, può essere chiamata con due parametri, nel qual caso naturalmente i due parametri vengono usati per i primi due, A e B,
Mentre per quanto riguarda C, visto che non c'è un parametro esplicito, viene usato quello di default, 0, d'accordo? Se viene invocata data con un solo parametro, il parametro viene usato per A, mentre per B e per C viene usato 0, d'accordo? Se viene chiamata senza parametri, viene usato 0 per tutti e 3, A, B e C. Ok? Quindi il valore di default, che non è necessariamente 0, è 0 qui, ma potrebbe essere quello che ci pare, però un valore naturalmente del tipo giusto. Ok? Entra in gioco solamente se il corrispondente parametro attuale non c'è nell'invocazione, molto semplicemente. Ed ecco perché i valori di default devono andare da destra verso sinistra nella lista dei parametri. Perché se manca qualche cosa, io devo sapere comunque a quale parametro formale associare quello che c'è. Ok? Ci siete? Quindi se manca qualche cosa, manca la parte di destra dei parametri. Questo è così, così funziona, insomma. Ok? Quindi adesso se il nostro costruttore, noi lo definiamo in questa maniera, lo possiamo invocare con tre parametri come quello di prima, con due, con uno e anche con zero, quindi fa le veci anche del parametro, scusatemi, del costruttore di default. D'accordo? Quindi se abbiamo una definizione, una dichiarazione come questa del nostro costruttore, possiamo anche invocare cioè scrivere questa dichiarazione qui. E naturalmente questo invocherebbe il nostro costruttore, ma usando 000 per i tre parametri che non ci sono. D'accordo? Userebbe per tutti e tre il valore di default. Ok? E poi avremo maggiore libertà perché potremmo dire semplicemente dare due parametri che sarebbero sempre il giorno e il mese, o dare anche solo un parametro che sarebbe il giorno. Naturalmente non possiamo dare solamente l'anno. D'accordo? Non possiamo dare solamente l'anno. Se diamo un valore solo, quello è giorno. Se ne diamo due, è giorno e mese. Quindi non possiamo specificare l'anno da solo. Ok? È una cosa semplicissima. Però bisogna saperla. Quindi la regalia del C++ per i tipi di struttura continua anche per altre operazioni. Dove siamo? Sì, ok. Quindi già questo è un piccolo esempio, diciamo, di possibilità per il programmatore di adattare un pochino, di integrare il nuovo tipo, in questo caso data, dentro il proprio programma, d'accordo? Può costruire i valori di tipo data con un costruttore che piace a lui. D'accordo? Però deve stare attento perché se lo fa, cioè se introduce costruttore nuovo, viene tolto dal mercato, diciamo, il costruttore di default che il linguaggio dava gratis. Ok? Ci siamo? Ci sono altri esempi, e vedremo altri esempi, nei quali il C++ ci permette, diciamo, di integrare i nuovi tipi. Allora, per esempio, consideriamo questo. Abbiamo la data x solita, stiamo usando il costruttore con i tre parametri, come vedete, dopodiché dichiariamo y, sempre di tipo data, e poi scriviamo, dopo un po', scriviamo y uguale x. Sono due variabili di tipo data, d'accordo? Entrambe variabili di tipo data e stiamo usando però l'assegnazione qua, d'accordo? Quindi questo non avviene al momento della dichiarazione, cioè se qui scrivessimo y parentesi x, invocheremmo il costruttore di copia che abbiamo visto prima, d'accordo? Questa è una cosa diversa, y è già dichiarato. E questa è un'assegnazione che facciamo, d'accordo? Per dare dei valori ai campi di Y. Allora, probabilmente se qualunque scrivesse un programma del genere e si accorgesse che il programma funziona, non si stupirebbe, è normale che funzioni, ma invece dovrebbe stupirsi.
perché stiamo facendo l'assegnazione tra due strutture e le strutture sono cose che abbiamo dichiarato noi, che quindi il linguaggio non conosceva prima che le dichiarassimo, d'accordo? Quindi, mentre è ovvio che l'assegnazione tra interi, tra float, tra double funzioni, d'accordo? Perché questi sono tipi assolutamente predefiniti, quindi è chiaro che l'assegnazione è fatta per comprendere quei tipi, non è detto che l'assegnazione sia fatta per comprendere i tipi che dichiariamo noi. Stiamo dichiarando noi dei tipi nuovi, eppure l'assegnazione funziona. Cosa succede? Beh, succede naturalmente che, di nuovo, per permetterci di integrare nella maniera più facile i nuovi tipi dentro il linguaggio stesso ci offre un'assegnazione di default. D'accordo? Quindi se noi scriviamo y uguale a x, che cosa succederà? Beh, l'assegnazione di default assegna, fa un'assegnazione campo per campo, quindi x.giorno diventerà il valore di y.giorno, x.mese diventerà il valore di y.mese e lo stesso per anno. È ovvio, copia campo per campo, esattamente come il costruttore di copia, in effetti. Quindi notate che non sono completamente rimbecillito, eh? C'è una differenza tra l'assegnazione e il costruttore di copia. Il costruttore di copia deve allocare la struttura, allocare i 12 byte, ok? E dopodiché fare il trasferimento dei valori, mentre l'assegnazione lavora su due variabili già allocate, non deve fare alcuna allocazione, deve fare solo il trasferimento dei valori, sono due cose diverse. Quindi funziona, c'è un'assegnazione di default, bellissimo. Però non è detto che ci piaccia sempre questa assegnazione di default e qui entriamo nel reame del overload, del sovraccaricamento, overloading, che diceva prima il vostro compagno, d'accordo? Se le cose non ci piacciono possiamo ridefinire l'operatore di assegnazione per il nostro tipo data. Allora faccio un esempio in cui potrebbe succedere che non ci piaccia l'assegnazione di default. È un tipo strano, struttura X, mi serve solo come esempio. Come vedete c'è un campo intero, che si chiama A, poi c'è un campo star B, d'accordo? Cioè è un int star, è un puntatore a un intero, ok? È un puntatore a un intero. E vedete che il costruttore del tipo X, che io ho inserito nella dichiarazione di tipo, ha un unico parametro, x, che gli serve per inizializzare il campo A, ok? Dopodiché il campo B non è altro che un puntatore ad A. Quindi, fondamentalmente, un x non è altro che A e poi un B che punta ad A. Ok? Questo è x. Mi dite, è strano? Vabbè, è strano, però funziona come esempio e lì, va bene. E io lo sto usando come esempio. Allora, che cosa succede qua? X W1Q2, che, ok? Quindi noi stiamo utilizzando il costruttore nostro qui, sia per dichiarare e inizializzare W che per dichiarare e inizializzare Q, d'accordo? Dopodiché faccio W uguale a Q, assegnazione. Ovviamente è l'assegnazione di default. Ok? Allora, cosa succederà quindi? Questo potrebbe essere W, questo potrebbe essere Q, qui ci sarà A uguale a 1, qui ci sarà A uguale a 2, questo B punta qui, ovviamente. D'accordo? Adesso facciamo W uguale Q. Quindi questo campo naturalmente viene messo qui, quindi diventa 1, è il contrario, scusate, W uguale a Q, quindi questo campo viene copiato qui, diventa 2, d'accordo? E poi questo puntatore viene copiato qui, e quindi abbiamo che questo B, ecco un caso in cui l'assegnazione di default non ci piace per niente. Ok? E quindi dobbiamo avere una maniera di
dichiarare l'assegnazione che invece ci piace per il tipo ex, naturalmente, d'accordo? Quindi per ogni tipo struttura che, no, che ci piace, che, di cui abbiamo bisogno, possiamo ridichiarare l'assegnazione e giocare sul sovraccaricamento. Il C++ ci permette di definire operazioni per tutti i tipi che ci possono interessare. Ok? E adesso non c'è tempo, ma comunque queste slide sono già in rete, quindi qui c'è la dichiarazione dell'operatore che, vedete, si chiama operator uguale, è l'assegnazione, naturalmente, bisogna sapere un secondo qual è la sintassi, e questa è una dichiarazione che permetterebbe di evitare questo problema, cioè assegnare un valore x a un altro valore x senza avere un problema con i puntatori. D'accordo? Ok, poi vediamo ovviamente anche altri esempi di. Insomma, le slide sono in rete. Ci vediamo mercoledì. Che succede? Beh, no, domani c'è laboratorio, scusatemi. Sì, scusate. Domani mattina c'è il laboratorio come al solito. Sì, ci vediamo con questa roba qua a mercoledì, questo intendevo.